sì, il personaggio di Giulia per me è stata una grandissima opportunità, soprattutto per quanto riguarda una riflessione personale e umana, perché credo che Giulia rappresenti anche una fetta della popolazione giovanile di adesso, che ha questa estrema curiosità di raccogliere più esperienze possibili. Lei è una ragazza affamatissima, estremamente curiosa e profondamente idealista. Credo che in lei agisca anche una componente poi di disillusione, perché lei comunque ha girato il mondo, ha studiato, cerca continuamente di porsi fuori dalla sua zona di comfort, e quindi questo credo che sia anche un lato del carattere dei giovani di adesso, che hanno questa necessità di scoprire, ma poi spesso fronteggiano una disillusione. E è molto diversa da me, perché io invece sono una ragazza che tende sempre a avere tutto sotto controllo e non scompiglio mai le carte, quindi per questo è stata una grande sfida, e essendo poi il mio primo ruolo tra i protagonisti è stato anche molto divertente. Ti racconterò una cosa, per questo film la prima proposta mi è stata fatta 5 anni fa, e il film poi, sai come succede a volte, vengono rimandati e tutto quanto. In quel momento lì della mia vita in cui mi dissero sei tu Alessandro, tra l'altro mi chiamo anche così, sei tu, io stavo vivendo esattamente una situazione simile a quella che stava vivendo lui, cioè non sapevo bene come, che cosa fare, il lavoro d'attore andava e non andava, consegnavo le pizze, quindi mi sono rispecchiato perfettamente in tutto quello che è lui, che è quel personaggio lì. Poi sai, anche a livello mio personale, proprio l'idea di credere un po' in se stessi, no? Quindi la mia crescita dentro questo film, sia a livello di personaggio ma anche a livello personale, è stata proprio in linea con la sua, quindi imparare a darci una possibilità, a credere che le cose possano cambiare ed essere felici per questo. Guarda, io personalmente sono molto legato ai miei nonni, diciamo le nonne le ho ancora entrambe, è rimasto un nonno, e se ti posso dire, con Valeria si è creato un rapporto veramente speciale, non lo dico per dire, perché veramente ci vogliamo tanto bene, e durante il film siamo proprio, cioè durante le riprese siamo diventati proprio nipote e nonna. Io sono sempre stato molto attaccato ai miei nonni, quindi la sensibilità è proprio arrivata a dei livelli, cioè abbiamo pianto, abbiamo riso, tutta una serie di cose molto molto belle che mi hanno arricchito molto. Beh sì, diciamo che poi Alessio mi ha detto che ha scelto mio nonno in base ai miei occhi, quindi questo è stato un bellissimo onore, perché poi insomma Giuseppe Pambieri, il mitico Fulvio, è stato un piacevole compagno di viaggio. E, sì, poi io credo che poi i nonni per i nipoti siano dei genitori che non hanno la responsabilità di essere genitori, quindi sanno solamente amarti, ed è bellissimo, perché poi la dinamica che si instaura con questo salto generazionale è molto più interessante. Ma per me è stato anche stimolante lavorare con queste fantastiche attrici che, nonostante insomma il mio personaggio sia un po' al di fuori della loro cerchia, mi hanno adottata come una piccola nipote insieme ad Alessandro. E sì, quello che riescono a darti, oltre ai loro insegnamenti, alla loro importanza di artiste, è sicuramente uno stimolo, ripeto, anche per i giovani, per capire realmente che queste persone, queste donne alla fine hanno ancora tanto da dire, e per noi devono essere solo dei grandissimi punti di riferimento. Che baciamo? Beh, diciamolo la nostra, dai. Una nostra? Su quel tetto ci sono stati dei momenti il tetto ha visto molte cadute. C'era molto di nostro. Esatto. Era molto di Ed nostro, è rimasto molto tetto. Di nostro. Sì. Particolarmente scosceso, perché particolarmente scosceso, e soprattutto ci ha lasciato tanto, raffreddore, febbre, il giorno dopo eravamo... Sì, non stavamo tanto bene il giorno dopo, perché comunque ha fatto freddo. Ha fatto freddo, ma ci siamo scaldati con il nostro amore.